L'obiettivo di questa relazione è lanciare, come si vuol dire, il sassolino nello stagno, sottolineando la differenza tra la cartografia tradizionale su supporto cartaceo e il sistema informativo globale supporto digitale. Una differenza che si può riassumere essenzialmente con una sola parola: potenza di trasporto. Quantità di informazioni che io, grazie al supporto digitale, posso fornire nell'unità di tempo. In questo momento sicuramente chi vede questo filmato è soggetto a un vero bombardamento di informazioni. Le mie parole rappresentano solo una minima parte di tutto questo. C'è chi è attratto dai rilievi effettuati su piattaforma galleggiante dei prospetti degli edifici veneziani. C'è chi viene attratto dall'immagine relativa alla sperimentazione sull'insegnamento della fotogrammetria in una scuola elementare. Informazioni che, grazie a un computer, sono raggiungibili rapidamente con un semplice clic su internet. Io stesso vi sto fornendo già altre informazioni con il sottofondo musicale, tratto dal film C'era una volta il West, e per chi ha visto il film si ricorderà certamente del contrasto tra coloro che erano contrari alla ferrovia e coloro che erano favorevoli. Da un lato c'era, per chi costruiva la ferrovia, era importante mettere il binario. Dopo il trasporto di persone e cose in poco tempo era scontato, e chi era contrario, che non faceva altro che sabotare l'avanzamento del binario, e quando perdeva si trasferiva in territori vergini fino a quando non si è trovato di fronte l'oceano. E forse questa è la grossa differenza tra il progresso tecnologico e chi è contrario al progresso. Il progresso tecnologico la ferrovia non voleva distruggere i cavalli, anzi, erano indifferenti, mentre chi era contrario voleva distruggere la ferrovia. E forse qua si riduce tutta la grossa differenza da sottolineare. Sicuramente qualcuno si chiede che c'entrano con il rilievo dell'architettura questa immagine ripresa da un fuoristrada che percorre una strada franata e coperta di neve. È uno dei tanti esempi di come la multimedialità ci consente di anticipare certe cose, di mettermi, non so dire, a parte civile quando andrò a dire che i rilievi dei monumenti danneggiati dal terremoto del 1980 sono stati effettuati dall'unità fotogrammetrica dei Vigili Urbani di Bari, cioè da gente che non è esperta nel rilievo architettonico. Ma guardando queste immagini, sia per quanto riguarda la strada, sia per come sono state effettuate le riprese, è chiaro che nessuno avrà qualcosa da dire su questo fatto, e dobbiamo dire grazie a questo sistema di rilievo se certe immagini sono arrivate a noi oggi. Quella che vediamo è la cattedrale di Acerenza, rilevata anch'essa dai Vigili Urbani nell'80. Sicuramente i sostenitori dell'analogico, del supporto cartaceo, ci diranno che questa immagine può essere osservata su un libro senza dover fare ricorso a questo metodo di computer e roba varia. La differenza è questa: che io adesso in questa immagine posso entrare, posso avvicinarmi a questo banco e indicarlo nei particolari, oppure farlo vedere su un altro riquadro come si smonta, come è stato fatto e come deve essere realizzato. Tutto questo non sarebbe stato possibile con il supporto cartaceo. E se alziamo la testa un attimo e guardiamo le capriate, e ci rendiamo facilmente conto che negli edifici restaurati sotto la direzione della sovrintendenza, pare abbastanza rigida, si possono fare queste grosse fesserie. In queste capriate, che oltretutto sono massicce per quello che devono portare e quindi costosissime, il monaco poggia sulla catena. Mentre sappiamo benissimo che in qualsiasi testo scolastico ci si tiene a sottolineare il distacco esistente tra il monaco e la catena, che addirittura viene sostenuto dal monaco per evitare un'inflessione. Ed è solo grazie a fotografie, a immagini oggettive, tipo questa chiesa sezionata dalla natura, che ci mostra le vecchie capriate,
e sulle quali possiamo osservare, se ci andiamo un attimo a avvicinare, a vedere qual è il distacco del monaco dalla catena e le saette come sono state sistemate in maniera diversa da come appaiono nella cattedrale di Acerenza. Ora, tutto questo porta a che cosa? Al fatto che per fare sto montaggio, sto filmato, io ho fatto caso a tanti particolari che avrei trascurato con un intervento a braccio o con un intervento manoscritto. E questo è il fatto nuovo, che ci porta a riflettere un po' come succedeva in passato. Indubbiamente una simile relazione non può essere trasferita in formato testo. Ma la novità più importante in questo caso è data dal fatto che a cominciare dalle riprese, a finire il montaggio, con un semplice computer di quelli normalissimi si può fare tutto. E non ci sta nessuna differenza tra scrivere con carta e penna e scrivere con computer e telecamera. Io credo che sia stata la cosa più interessante di questa era digitale. Se pensate, che appena 25 anni fa, personalmente sono trovato coinvolto in una ripresa televisiva con il laboratorio di quartiere di Renzo Piano. Si trattava semplicemente di far vedere come si poteva impiegare la fotogrammetria nel laboratorio di quartiere. Ebbene, ci sono state 2 giorni di riprese a Otranto, una a Bari in laboratorio, con discussioni interminabili, personale che basta vedere le diapositive. E si può intuire, un regista a cui cercavo di spiegare cosa era la fotogrammetria, ma lui era più interessato a far funzionare la pipa, il regista che doveva comunicare ciò che avevo detto io a chi faceva le riprese, e poi il tutto condito da chi ha fatto il montaggio. In sostanza, quando ho visto in televisione il filmato, l'unica cosa che si capiva in 5 minuti di video era che per fare una ripresa fotogrammetrica bisognava fare 2 fotografie, anche dallo stesso punto, non aveva importanza. Oggi invece questo fatto che uno può fare il montaggio e verificare quello che dice è un passo molto importante. Se pensate proprio per un attimo che tutto questo ambiente non esiste niente e io sto a fare le riprese nell'antibagno con un telecomando che serve solo ad accendere e spegnere una telecamera, direi, microscopica. I tempi richiesti per redare una simile relazione sono inversamente proporzionali ai tempi di esercitazione, alle ore di esercitazione o di lavoro fatte in questo settore. Nel caso mio particolare, indubbiamente saranno state abbastanza lunghe, per un semplice fatto, perché io sono paragonabile ad un analfabeto che ha cominciato a scrivere a 60 anni e quindi devo disegnare la A, la B, la C per comporre un banalissimo testo e impiego tempo. Se avessi cominciato a usare questo linguaggio sin dalla prima infanzia, sin dalla scuola elementare, i tempi sarebbero stati ridottissimi. Di qui la necessità di insegnare questo nuovo modo di comunicare sin dalla scuola elementare. Si pone ovviamente il problema di trovare docenti disposti a fare questo, perché per fare questo un docente deve avere l'umiltà di studiare ed esercitarsi insieme ai bambini. E di qua siamo sicuri che ce ne sono pochissime. Comunque, è fondamentale creare un nuovo corso di studio dove il ragazzino cominci a usare questi strumenti nella scuola primaria, ma proprio dalla prima elementare, in modo che quando arriva all'università non debba scoprire questo nuovo sistema, ma debba utilizzarlo già tranquillamente per presentare il nuovo progetto o presentare il proprio rilievo, che deve essere una replica dell'edificio esistente, replica virtuale. Ritornando all'esempio del treno, indubbiamente c'è stata scegliere tra il cavallo e il treno. Il treno ha l'inconveniente di dover muoversi su un binario, quindi richiede la costruzione di ponti, di gallerie, però richiede tempi ridottissimi per spostamenti su grandi distanze e trasporti su grandi distanze. Chi va a cavallo indubbiamente può affrontare qualsiasi tipo di terreno, ma resta sempre intorno alla propria abitazione.